Per un ministro che ha detto oggi, no, ha dichiarato di essere nato a 20 metri dal mare, certamente incontrare questo mare dà una sensazione particolare. Beh, sono molte le potenzialità di questo porto. Una parte sono già state espresse, ma che mi pare di capire c'è la possibilità di incrementarne ulteriormente, sia per quanto riguarda il turismo, sia per quanto riguarda le autostrade del mare. E anche il commerciale, che ha, se non ho capito male, oggi un tonnellaggio di merce legato a pochi tipi, che può sicuramente incrementare. È molto molto interessante. Poi lo spettacolo che vediamo dal mare, il tipico paesaggio di mare, ma che ha immediatamente una collina stupenda, piena di verde, quindi il turista qui troverebbe, come si suol dire, pane per i suoi denti. Qual è il tipo di lavoro che si potrebbe fare per dare frutto rispetto a questa opportunità, a questi 800 km di costa? Un po' come capita in quasi tutte le regioni d'Italia, non c'è una sola Calabria, ci sono tante Calabrie, sia sotto il profilo geografico, ma per quanto riguarda invece la parte a mare è molto omogenea, quindi lo sviluppo della parte a mare può valere sia sul Tirreno come dall'altra parte del mare, quindi bisogna lavorarci avendo ben presente quale l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e ci vogliono, prima di tutto ci vogliono, lo dico contro il mio interesse perché per il mestiere della politica che faccio in questo momento, ci vogliono le infrastrutture, perché oggi, quando eravamo meno ricchi, coloro che andavano in vacanza ci andavano per un mese, per due mesi. Ora che siamo diventati tutti un po' più ricchi, in vacanza però ci andiamo una settimana, e se non ci sono collegamenti veloci, la gente non ci arriva, il turista non arriva. E poi bisogna che anche noi italiani ci facciamo una ragione del fatto che c'è una concorrenza di altri tanti paesi che fino ad oggi non avevano fatto turismo, vedi la Croazia, vedi, e oggi invece la fanno, quindi bisogna attrezzarci, quindi le infrastrutture sono indispensabili. Il buon gusto attiene agli enti locali, a coloro che devono gestire il territorio, ma è altrettanto importante. E poi non pensare soltanto a valorizzare quella che è la parte edonistica, ma anche quella culturale, perché anche quella culturale attira turismo. Un'ultima domanda rispetto al ruolo del governo sul sud: si è detto che occorre un'accelerazione, forse proprio in questi ultimi mesi si nota più focus su questo, possiamo promettere che questa parte di legislatura vedrà un sud più attenzionato da parte del governo? Beh, il governo, se aveva dei dubbi con i risultati elettorali di questi ultimi giorni, non ne può più avere, perché noi abbiamo una coalizione che appare, dico solo che appare, a trazione nordista, ma poi i voti si pigliano nel sud, quindi anche se non volessimo fare siamo obbligati a farlo.